Dal 4 al 15 luglio torna, dopo 3 anni di stop imposto dalla pandemia, la Coppa Interamnia, evento giunto alla 50ª edizione che coinvolgerà 5 continenti, 70 nazioni, 170 città del mondo, 220 squadre e 7.000 partecipanti. Siamo al lavoro in realtà da più di un anno e stiamo preparando un progetto molto ambizioso per celebrare il 50º anniversario della Coppa Interamnia. Le iniziative sono tante, ma ci saranno anche tante squadre, un po' da tutto il mondo, e daremo un segnale proprio di ripresa e di rinascita della Coppa Interamnia, e la vogliamo rilanciare per il futuro con nuove idee, con nuovi programmi, con altre buone e grosse ambizioni. Il cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, la grande parata inaugurale che vedrà le delegazioni partecipanti sfilare per le vie del centro storico di Teramo. Sarà una vera e propria festa organizzata soprattutto in 2 settimane. Quest'anno abbiamo dato spazio anche agli altri sport, abbiamo dato un omaggio al calcio, al basket, alla pallavolo e al rugby, organizzandogli un torneo, anche un torneo master e un torneo beach, e la seconda settimana sarà la settimana della Coppa Interamnia, quella classica, dove andremo a giocare più di 200 incontri. C'è voglia di rinascita, soprattutto anche le squadre non vedevano l'ora di tornare, perché dopo 3 anni di purtroppo di chiusura c'era voglia di rinascita, dunque questo ci dà ben sperare per una riuscita ottima. Nel corso della manifestazione si alterneranno in ogni angolo della città, dal palco del Campo Centrale di Piazza Martiri della Libertà agli altri siti cittadini, incontri, dibattiti, mostre, rappresentazioni, performance e concerti ispirati e provenienti dalle nazioni dei gemellaggi sportivi, che renderanno omaggio ai 5 continenti sempre all'insegna dell'internazionalità e dello sport come veicolo di valori culturali e di pace. Abbiamo finanziato in maniera consistente anche per diciamo, la ricorrenza importante, ma al di là della ricorrenza del 50º anno, che dimostra che non si tratta di un evento episodico, ma ormai di un evento stabilmente radicato nella realtà associativa, sportiva e culturale del territorio teramano ed abruzzese. È importante che Teramo e tutto l'Abruzzo continui ad aprire i propri orizzonti a livello nazionale e internazionale, che sia sempre più centro di iniziative e di manifestazioni di importanza mondiale e che possa quindi crescere anche l'attrattività del nostro territorio sotto il profilo turistico e commerciale.